Dieci giorni all'avvio ufficiale della stagione agonistica. Il Catania comincerà con la Sicola Leonzo in Coppa Italia il prossimo 13 agosto al Massimino. E in casa Rosso Azzurra continuano le presentazioni dei nuovi volti. Oggi è stato il turno di tedeschi e caccetta. Un difensore e un centrocampista. Il perché del loro ingaggio, nelle parole di Pietro Lo Monaco? Eh, noi necessariamente con la partenza di. Eh... Drausio e di Bergamelli avevamo da eh, rifare praticamente la, la linea difensiva. Chiaramente eh, la nostra attenzione è andata subito su uno dei difensori che aveva avuto il rendimento più alto in questo campionato. Abbiamo privilegiato anche l'aspetto della conoscenza del campionato. Stesso discorso fatto anche con Cristian. Eh, Cristian è un centrocampista particolare, un centrocampista che cuce bene il gioco, un centrocampista che fa sentire il suo peso specifico in mezzo al campo eh, e, e ha un dono naturale, è eh, un centrocampista tatticamente. Eh, Intelligentissimo. Per Caccetta, il trasferimento ai piedi dell'Etna rappresenta una sfida esaltante. Rappresenta un nuovo punto di partenza. Dopo tre anni a Cosenza avevo bisogno di nuovi stimoli. e Penso che la piazza di Catania e la società di Catania possano darmi gli stimoli che cerco. Il rosso e l'azzurro sono colori familiari per tedeschi. Sì, sì, diciamo che sono colori che mi hanno accompagnato anche in altre squadre. però eh, qua c'è un'aria un bella. Mi piace dal primo giorno in cui sono arrivato, ho sentito subito un'aria giusta, l'entusiasmo giusto, le ambizioni giuste, quindi per me è una, una bella avventura che comincia con lo spirito giusto. Domani per il Catania, altra amichevole a Torre del Grifo e a porte chiuse, la squadra di Lucarelli sfiderà l'Equipe Sicilia.